ha tagliato tutte le cose, ora giù ce la posso tirare, sennò dopo per rimandarla su. Hanno tagliato tutte le cose con la Tronchesi e poi hanno forzato questa. Ancora un furto ad un esercizio pubblico nella provincia di Arezzo, questa volta nelle mire dei malviventi, il circolo sportivo Il Leone a Salleo. Ancora una volta nelle intenzioni dei banditi quella di svuotare le slot machine. I malviventi sono introdotti all'interno di questo locale, prima tagliando la saracinesca e poi con un piede di porco forzando la porta. Si sono introdotti all'interno del locale e in pochissimi minuti sono riusciti a svuotare le slot machine. Sì, le slot machine. Uno cercavo quelli, cercavo, non l'ho trovato. Un colpo lampo, nel giro di pochissimi minuti i malviventi sono infatti riusciti a portar via un bottino di 3.000 euro, il contenuto di tre slot machine che si trovavano all'interno del locale. Quando è arrivato i carabinieri, ma è bella, qui c'era più niente. Noi qui è un circolo del paese, tutti insieme si sta qui e alla sera si gioca le carte, tutta la cosa. Però questi sono entrati, hanno fatto un po' di casino, ora tu se devi rifare la porta nuova e l'hanno portato via i soldi. Infatti i soldi sono da quelli che hanno le macchinine, non noi nostri. Basta. Non hanno toccato altro però, solamente? No, non hanno toccato nient'altro, nessuna cosa.